Anticipazioni dei Dreamer. Trama puntata del 22 novembre 2020. Aileen e Fabri arrestati. Daydreamer va avanti ogni settimana, nonostante il suo appuntamento sia ormai stato ridotto. Infatti la soap turca ora va in onda soltanto di domenica. Nella puntata del 22 novembre, Jean scopre tutta la verità sul conto di Sanem e riesce anche a ricostruire il motivo per cui la sua proposta di matrimonio è stata rifiutata. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Daydreamer, dove eravamo rimasti? Sanem è determinata a non far perdere un cliente così importante a Jean. Infatti per l'azienda potrebbe essere davvero utile, ma ormai la sua campagna è stata copiata. Aileen così contatta Deren, distrutta dopo il licenziamento, e tutti gli altri suoi colleghi. Tutti insieme a casa di Sanem cercano di pensare ad una nuova campagna per fare una sorpresa a Jean e risolvere il problema. È proprio il padre di Sanem a far venire l'idea a tutti, dicendo che considerava la donna con cui si è sposato irraggiungibile. Deren si avvicina molto a Sanem, soprattutto quando Jean decide di riassumerla, dando ragione alle parole dell'Aileen, che l'ha convinto. Sanem va in azienda e presenta la campagna a tutti. Il fotografo è felicissimo e si festeggia la vittoria contro Fabri. Inaspettatamente l'allegria viene interrotta dall'arrivo di Polen, che invita Jean a lasciare Istanbul. Ha infatti una proposta di lavoro per lui come fotografo a Londra, dato che l'azienda di famiglia gli sta stretta. Jean scopre la verità sul profumo. McKinnon è felice dopo aver visto la campagna organizzata dall'azienda di Jean. Per il bene di tutti ed estremamente soddisfatto, McKinnon conferma di voler collaborare con Jean. Sanem, vedendo la felicità del suo fidanzato, si convince che sia arrivato il momento di confessargli tutta la verità. La ragazza è convinta che quando scoprirà del profumo si arrabbierà, ma allo stesso tempo la perdonerà, dato che la ama così tanto. Sanem fissa così un appuntamento con lui. Qualcuno però anticipa la giovane. Main, che si era licenziata dall'azienda di Fabri, chiede a Jean di vederlo urgentemente in un bar. Gli spiega che era legata da un rapporto di grande amicizia con Fabri, ma poi ha chiesto di allontanarsi da lui per via del suo carattere e del suo essere senza scrupoli. Mai infatti rivela di aver anche consegnato alla polizia tutte le prove del suo modo rosco di lavorare. Presto Fabri sarà arrestato. Mai però rivela a Jean che in quei documenti c'è anche il contratto firmato da Sanem per la cessione del suo profumo. Jean è sconvolto e improvvisamente capisce tutto. L'arresto di Fabri e Aileen. Jean intuisce i motivi per cui Sanem aveva rifiutato la sua proposta di matrimonio e il fotografo ricorda anche tutti i momenti in cui la ragazza stava per dirgli qualcosa. Furioso, Jean si reca in azienda e strappa il contratto di fronte a Fabri. Il fotografo è fuori di sé, ma proprio in quel momento interviene la polizia, che è andata ad arrestare proprio Fabri. Aileen cerca di fuggire e quasi ci riesce, ma gli agenti la bloccano e anche lei viene ammanettata e portata via. Jean è felice di questa scena, ma la sua rabbia non si placa. Va a casa e attacca il fratello, dicendo che lui aveva sempre saputo tutto del contratto di Sanem, ma non gli aveva mai dato niente. Uma assiste a tutta la scena e riferisce immediatamente tutto a Polen affinché possa approfittarne. Che cosa ne pensate? I cattivi di questa soap stanno finalmente iniziando a pagare o torneranno? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.